Ciao, oggi vorrei presentarti questo innovativo sistema tecnologico con batterie per abbattere fino al 70% il costo della bolletta elettrica e rimanere indipendente dalla rete Enel sia di giorno che di notte. Il proprietario ha optato per questa soluzione perché non aveva ottenuto un risparmio nelle bollette elettriche secondo le aspettative che aveva prima di mettere i pannelli fotovoltaici. Questa macchina ha un doppio vantaggio: abbattere i costi per la bolletta elettrica e non rimanere mai senza corrente, avendo una parte di carica nelle batterie sempre disponibile e utilizzabile per emergenza in caso di blackout. Il sistema è stato abbinato ad un impianto fotovoltaico realizzato nel 2011 con una potenza di 10 kW, collegando semplicemente sull'impianto elettrico interno un accumulatore con batterie, senza alcuna modifica sugli impianti esistenti. Voglio farti vedere ora cosa ne pensi il proprietario di questo impianto e i motivi che lo hanno portato ad installare un sistema come questo. L'impianto installato, a parte il funzionamento UPS che garantisce nella mancanza di energia elettrica l'andamento di tutte le utenze dell'abitazione, dell'ufficio, comunque anche se manca la corrente, che è uno degli aspetti comunque positivi, il fatto era che nell'installazione dell'impianto fotovoltaico ci siamo accorti di un interesse comunque col contributo per il pagamento dell'impianto e anche per il pagamento dello scambio sul posto, eccetera. Però sotto il profilo del risparmio sulle bollette non è stato molto interessante, perché purtroppo nella gestione di un'abitazione si sa che durante il giorno uno non, in famiglia non guarda, anche perché non ha le possibilità di sapere cosa sta consumando in quel momento, eccetera. Allora consuma molto di giorno, ma anche di sera. Mentre di giorno l'eccedenza, soprattutto nei mesi estivi, si dà tutta all'Enel a un prezzo molto basso, mentre si prendeva di notte soprattutto dall'Enel a un prezzo normale, andando a pagare comunque delle somme che non hanno portato gran beneficio nella Quindi bolletta, diciamo, insomma. può essere, diciamo, corrisponde a verità il fatto che con l'impianto tradizionale fotovoltaico si può arrivare a risparmiare un 30%? Queste sono le cifre reali che anche tu hai constatato? Sì, 30% forse anche meno, perché manca anche una gestione che con questo sistema, avendo un monitoraggio anche dei consumi della casa o degli uffici in quel momento, si capisce se sono coperti dall'impianto energia solare o se sono scoperti dall'impianto. Se sono coperti, magari è il momento di usufruire e di far andare anche un altro impianto, tipo una lavatrice in più. Quindi anche il Far beneficio. andare o fermare quell'impianto perché c'è un momento in cui non c'è il sole, si vede che l'impianto sta producendo tot kilowattora, la casa ne sta consumando la metà o già di più, allora si decide di sospendere l'utilizzo di una lavatrice in più piuttosto che di una lavastoviglie per farla partire quando si vede che l'impianto sta producendo, in modo di utilizzare tutta la propria energia per gli utilizzi propri senza prelevare dall'Enel pagando l'energia a prezzo pieno. Quindi appunto si è visto anche un vantaggio importante avendo solo il sistema di monitoraggio che ti dà la Sì, possibilità solo avendo di... il monitoraggio è molto molto interessante perché uno capisce cosa sta consumando in quel momento e vedendo anche cosa sta producendo il proprio impianto fotovoltaico si capisce se è il momento di spingere con l'utilizzo di qualche elettrodomestico o rallentare ed aspettare un attimo. E poi torniamo a dire come con l'impianto delle batterie, di notte, mentre l'impianto comunque si ricarica, noi adesso sono mesi magari meno significativi. Però agosto e fino adesso settembre che l'impianto è in funzione, praticamente non abbiamo mai prelevato energia elettrica dall'Enel, neanche per la notte, quando comunque la casa consuma, perché da mezzo kilowatt, minimo mezzo kilowatt in su, tra il Sì, frigorifero, il congelatore, sono gli standard della consumi. televisione, i caricabatterie, qualche apparecchio elettrico, noi abbiamo un addolcitore che fa parte di notte. L'impianto di irrigazione del giardino pochissimo consuma, ma quello ce ne sono un sacco di piccoli impianti, perciò noi abbiamo visto che il nostro consumo anche di notte va mediamente mezzo kilowatt, ma anche con punte che vanno a un kilowatt. E sempre in questo momento è sempre stato supportato dalle batterie
e prima veniva sempre prelevato. Se riesce a essere completamente a isola, diciamo. A isola autonomi. Beh, dopo un mese che l'hai installato non ne sai più di me di come funziona. Non è vero, ma insomma. Ora vorrei farti vedere i grafici dei risparmi e dei consumi elettrici dopo il primo mese e mezzo dall'avvio del sistema, avvenuto il 5 di agosto. Puoi vedere come in tutto il mese di agosto sia stata prelevata corrente dalla rete Enel solamente in due giornate, esattamente il 6 e l'11 di agosto, ottenendo un risparmio del 98,5% di energia. Questo invece è il risparmio totale ottenuto nei primi 40 giorni dall'avvio della macchina e si vede che complessivamente è stata acquistata dalla rete elettrica nazionale solo il 3,9% di energia, ottenendo un risparmio complessivo di 227 euro. Con questo monitoraggio puoi vedere il funzionamento del sistema in diretta. Si può vedere la linea azzurra che sta ad indicare l'energia elettrica prelevata dai pannelli fotovoltaici, la linea gialla l'energia immagazzinata o prelevata dalle batterie, la linea verde mostra invece l'andamento dei consumi elettrici dell'abitazione. E lo vediamo anche sui quattro riquadri in alto. Il quadro rosso sta ad indicare l'energia istantanea prelevata da Enel, questo esempio 0 watt. Nel riquadro blu leggiamo quanto stanno producendo i pannelli fotovoltaici sul tetto, in questo momento 476 watt. Nel riquadro verde leggiamo invece che la casa sta consumando 1170 watt. E dal riquadro giallo vediamo che la batteria sta fornendo all'impianto 694 watt. Quindi i consumi delle abitazioni in questo momento sono coperti in parte dai pannelli e in parte dalle batterie. Sugli impianti fotovoltaici tradizionali senza batteria, come lo era questo prima, i 694 watt sarebbero stati acquistati dalla rete Enel. Ora possiamo vedere un bel esempio, in questo caso alle 17 di pomeriggio, è stato acceso un elettrodomestico facendo schizzare i consumi in casa a 3640 watt, di contro una bassa produzione solare di soli 408 ha fatto sì che le batterie hanno dovuto rilasciare all'impianto un'energia di 3232 watt. Questo è il tipico esempio nel quale, se vi fosse stata la possibilità, questa asciugatrice sarebbe stato meglio farla partire verso mezzogiorno, quando c'era, come si vede dalla linea blu, una produzione solare sufficiente a coprire il carico senza prelevare dalle batterie, e invece essendo calato il sole con una produzione fotovoltaica bassa, si va a scaricare la batteria, quando invece si sarebbe potuto utilizzare energia fotovoltaica durante le ore più soleggiate e risparmiare l'energia nelle batterie. D'inverno, quando abbiamo meno ore di sole e una scarsa produzione fotovoltaica, questi dettagli fanno la differenza sui nostri risparmi, perché bisogna cercare di scaricare la batteria il minimo indispensabile. Questo, ad esempio, è il grafico delle 24 ore del 12 settembre, e nella linea verde vediamo come tutto il consumo della casa durante le ore notturne sia stato supportato dalle batterie, e come durante tutta la giornata i pannelli fotovoltaici abbiano accumulato l'energia nel banco batterie. Questa è un'altra giornata e si vede allo stesso modo dalla linea gialla quando siano le batterie a fornire l'energia consumata dalla casa, evidenziata dalla linea verde, e come invece il fotovoltaico immagazzini l'energia nel pacco batterie durante le ore soleggiate, per poi alla sera, dopo il tramonto del sole, iniziare a rilasciare l'energia accumulata e coprire la richiesta dei consumi generati nell'abitazione. Questo invece è un bel esempio di una giornata nuvolosa o piovosa, non ricordo, era l'11 settembre. E si può vedere come la produzione fotovoltaica, con la linea azzurra, sia stata molto scarsa e quindi ci sia stata una ricarica bassa nelle batterie. Ciononostante, l'energia accumulata è stata sufficiente per supportare i consumi della casa fino alla mezzanotte. L'anno successivo, però, alle 4:30 di mattina, la batteria si è scaricata e non ha più avuto un'energia sufficiente per coprire i consumi della casa e il sistema, in maniera automatica, ha iniziato ad acquistare energia dalla rete Enel, evidenziato da questa linea rossa. Al sorgere del sole, poi, il sistema ha iniziato subito a immettere la primissima energia prodotta dai pannelli sul tetto nel banco batterie e dopo aver raggiunto una carica minima di sicurezza nelle batterie, il sistema si è sganciato dalla rete Enel e ha cominciato a fornire all'abitazione l'energia autoprodotta, ritornando così ad essere autonomi e indipendenti.